Oggi sono qui per difendere i diritti dei malati, soprattutto quello di mia figlia. Dopo tanti scandali in questo comune, oggi a tanta gente voglio dire, quando fino a che c'era il sindaco, serviva per mediare anche per questo. Perché questi pezzi di merda si sono rubati tutto e adesso negano le terapie riabilitative a mia figlia. Non vogliono pagare il 30% in una comunità terapeutica a una malata psichiatrica. È una vergogna.